attraverso, facendo questo gesto fisico, te piano piano incominci a prendere in mano la tua mente. E prendendo in mano la tua mente, prendi in mano te stesso. Ma prendi in mano tutto te stesso, perché te incominci a capire che sei questo corpo, come funziona questo corpo, come respira come questo corpo. Cioè noi ci interessiamo a tante tante cose esterne e non conosciamo questo corpo, i limiti di questo corpo, le capacità, i muscoli, il sangue. Questo quando corri, le conosci tutte, caschi, respiri, sudi, tutto il corpo incomincia a entrarci dentro al tuo corpo e più che lo spingi e più che lo conosci. E piano piano, entrando dentro al tuo corpo, prendi in mano la tua mente, la tua volontà, e l'arrivare oltre quello che te credi che puoi fare, ti spingi, allora incomincia la volontà. E da lì, la cosa che mi ha affascinato poi di Michele è che quando portano questa cosa a livelli sempre più alti, lui ha incominciato a capire che per essere ancora più bravo doveva incominciare a fare lo yoga. E dallo yoga ha capito che forse doveva fare la meditazione. Cioè, incominciare a correre l'ha portato su un lungo percorso che poi è tutto nella mente. Perché come mi ha spiegato chiaramente, e io davvero che corro sempre, non lo posso sapere questo perché non sono mai arrivato a questi livelli, c'è un momento a 120 km di una corsa, quando anche il più bravo corridore del mondo è disfatto. E ci sono delle corse che in quel momento ce n'è ancora 180 davanti. Che fai? Disfatto. A terra, quando il corpo ti dice basta, non ne ho più, e lui dice non sei nemmeno a metà a quel mondo. Porca miseria, quando ho sentito questo, ho detto: lo sai cosa? Io questo l'ho già sentita prima, l'ho sentita in Asia. Questo è quello che fanno i fakiri, questo è quello che fanno gli asceti, questo è quello che fanno. Sì, che ganzo che fra di noi, vestiti con le magliette rosse e le scarpe da ginnastica, ci sono i nuovi fakiri che stanno facendo queste cose difficilissime per riprendere in mano la loro testa. Ho detto: dai, qui ci si diverte. Facciamo così, dai, qui ci si diverte, qui abbiamo qualcosa da fare, qui possiamo, e c'è questa forza in giro. Ma avete visto, ragazzi, come si va in giro e in qualsiasi paesino ormai stai camminando e ti sfreccia accanto una donna sessantenne con le scarpe Nike? Ma dappertutto, stanno tutti correndo, che succede? C'è questo senso, ma che abbiamo fatto? Siamo mica fatti per fare, stiamo diventando sempre di più come i polli che noi alleviamo. Sempre più nelle gabbie, e ora stiamo dicendo basta. E io vedo i giovani stanno già dicendo basta, e allora incominciano a correre, andare. E quando te corri in città per 5 km, poi corri per 10, appena corri per 15, sei fuori dalla città, sei nel bosco, poi arrivi a 20, sei in cima alla montagna, e allora ti cambia la vita, perché incominci a incontrare gli animali. Cioè, è tutto un percorso. Allora, quello che mi divertiva era una cosa così semplice: ti metti a correre. Incominci qualche passo, ta ta ta, e piano piano tutto cambia. Da una cosa così pratica, cambia la dieta, perché a un certo punto, se vuoi andare meglio, devi prendere, il corpo ha bisogno di mangiare le cose giuste. Allora ti rendi conto che quelle arance fanno schifo, non le vuoi più mangiare. Prendi delle arance fatte per bene, perché quelle non ti vanno più bene, perché non funzionano per i muscoli. Allora tutti questi aspetti incominciano a trasformarsi quando te incominci col primo passo. Grazie.